quando si è presentato le elezioni sono dei tempi lunghi, perché c'è da combattere con quella che è la cultura cambiamento. E comunque non ritengo che come strumento di democrazia e di attuazione di riforme di democrazia diretta, che a me stanno a cuore, il referendum sia lo strumento più idoneo. Bisogna andare attraverso una modifica della macchina comunale, un modo di prendere le decisioni, perché ci sia una maggiore confronto tra amministratori e amministrati, e questo non può avvenire a colpo di referendum. Va fatto introducendo all'interno della struttura comunale forma di consultazione e di partecipazione che attualmente a livello comunale non ci sono. Consigliere Giuseppe. Grazie Presidente. Ma io volevo fare due osservazioni riguardo agli interventi di Simi, che ha menzionato questi cantoni primitivi in cui si alza la mano per votare. Uno dei cantoni, un altro posto dove si alza la mano è il Senato italiano, quindi possiamo fare questo paragone. Poi volevo elencare alcuni dei paesi in cui oggi è stato attuato il referendum deliberativo, che sono Norvegia, Danimarca, Svizzera, Baviera, Oregon. Baviera include Monaco, non stiamo parlando di cittadini, non stiamo parlando di Dubiaco o San Candido, l'Oregon, la California, il Canada, la Nuova Zelanda, quindi diciamo che sono tutti questi paesini un po' di frontiera, no? Capito? Questa discussione che viene fuori in continuazione sul quorum poteva essere fatta come osservazione, si poteva continuare la discussione e si poteva mettere tra le osservazioni il fatto che, come hanno fatto altri consigli di zona, che il quorum poteva essere elevato o si poteva fare una valutazione diversa riguardo a questo. In realtà i temi importanti che sono stati portati avanti durante la discussione nelle commissioni sono stati sempre un paragone ai referendum nazionali e il fatto che serpeggiava questa paura di dare ai cittadini la possibilità di intervenire sulle decisioni dell'amministrazione. Qui stiamo parlando di amministrazione di Milano. Per andare incontro ai problemi che avrebbe causato l'inserimento di questa modifica dello statuto, sono stati esclusi 7 argomenti molto importanti proprio per non causare imbarazzo allo statuto. E si parla quindi della variante del PGT, di tasse e contributi, tutta una serie di argomenti che sono stati presi anche in accordo con su spunto dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Alcuni interventi parlavano addirittura di campagne elettorali attraverso i quali i partiti si prendono soldi, diciamo, si fanno confronti ancora con i referendum nazionali. Poi facciamo paragoni con la proposta viene paragonata a petizioni, a referendum consultivi, quando sappiamo tutti che i nostri pareri vengono continuamente ignorati, quelli che escono da questo consiglio di zona vengono continuamente ignorati. Parliamo del mercato di Piazzale Lagosta, parliamo dell'anagrafe, parliamo del PI Moneta, parliamo delle vasche di Senago, parliamo della Romonza, parliamo di una serie di cose che gli assessori ignorano continuamente. Quindi proviamo a girare l'affermazione fatta dalla Loconsolo che mettiamo in contrasto il programma elettorale di questa amministrazione con quello che viene proposto dai cittadini. In realtà si può vedere l'opposto, cioè quello che non viene definito dall'amministrazione e che poi viene fatto durante l'amministrazione stessa crea problemi ai cittadini. Perché? Perché se io vado a costruire un'autostrada di 14 corsie su un paese come Paternò Dugnano, nessuno me l'aveva detto durante il programma elettorale di Pisa Pia che questa cosa qui veniva costruita, eppure è quello che sta facendo. Poi quello che è successo, quello che è stato menzionato in continuo sono stati questi
contenuti del tipo: io credo sia pericolosissima la china dell'opposizione del Movimento 5 Stelle, dobbiamo stare attenti che alcuni temi non vengano presi in mano ad una minoranza di cittadini, e questo è il pericolo serio che io vedo per le istituzioni e paradossalmente per la tenuta democratica di un paese. Questo è un consigliere che ha durante le commissioni ha esposto il suo pensiero su un referendum amministrativo. Strumenti di questo tipo fanno leva sull'intento di stimolare una partecipazione dei cittadini, una captatio benevolentia che può però nascondere insidie molto pericolose. La democrazia diretta, obiettivo celato dall'introduzione di questi istituti, postula che una partecipazione diretta dei cittadini nella politica, e quindi non attraverso una rappresentanza. Questo postulato prospetta una maggior aderenza nell'azione politica rispetto a quelle che sono le proiezioni valoriali e che in senso lato politiche del corpo elettorale, in questo modo bypassando quello che è il giudizio che avviene di norma a fine mandato. Cioè, sono continuamente giudizi di referendum nazionali. Qui stiamo parlando dell'amministrazione milanese e del fatto che i cittadini non possono partecipare, non possono partecipare, non li vediamo più qui perché non possono partecipare, perché quando fanno raccolte firme finiscono direttamente nei cassetti dell'amministrazione. Concludo. Quindi quello, la proposta era uno strumento che va a complementare quello che oggi già è presente negli strumenti dell'amministrazione milanese. Questa era la proposta, grazie. Allora, io ho partecipato a entrambe le commissioni, intervenuto anche dilungandomi abbastanza, e devo dire che Ma l'hai letta? Ho anche argomentato abbastanza le ragioni per cui ero contrario, e magari sono ragioni opinabili, sicuramente lo sono, però ecco, liquidare il dibattito che c'è stato come qualcosa di superficiale, o qualcuno ha detto chiacchiere da tavola, mi sembra francamente liquidare nel solito modo aggressivo e prestatutistico quello che invece è stato un confronto onesto con le domande. E d'altronde, se la maggioranza di quest'Aula la pensa diversamente da una minoranza, bisognerà farsi una ragione. Certo che l'espressione che richiede ancora in quest'Aula ci siamo stufati di seguire il buonsenso della gente, se da un lato lascia trasparire quella che è una frustrazione da parte di qualcuno, bisogna riuscire a convincere malgrado l'entusiasmo, e dall'altro lato però terrorizza, perché è proprio terrorizzare, perché ci siamo stufati di seguire il buonsenso della gente. E allora cosa dobbiamo temere? Che si arriverà alla violenza, alla forza, alla percezione della gente, quindi i cittadini che contestano, che si lamentano di loro stessi del fatto che si appellano al loro buonsenso. Insomma, una contraddizione interna, sinceramente, che non ha niente a che vedere invece con un dibattito franco che anche stasera si è svolto in quest'Aula. Io riconosco il valore delle espressioni che sono state usate questa sera da parte dei colleghi che in modo diverso hanno sostenuto questa reazione del Presidente Mendolato. Io proponevo solo alcune critiche che mi sono state rivolte senza dover ripetere quello che già abbondantemente dichiarato nei due commissioni. Allora, sul discorso dell'articolo 75 della Costituzione è chiaro che è un rimando, perché evidentemente le norme, le leggi e poi le norme attuative devono comunque conformarsi in termini di principio a quanto prescrive la Costituzione. E se quella sentenza del 2004 ammette, riconosce, abilita i comuni a istituire il referendum senza il quorum, dall'altro lato però qua si sta parlando di una peculiarità, non un quorum assolutivo che ha un valore non vincolante, che non produce effetti necessari sull'amministrazione, ma qua si parla di un'attività concorrente, paritetica a quella del Consiglio Comunale, e che quindi deve essere strutturata in un certo modo garantistico. Qua si vuole
ci si vuole impossessare di tutte le libertà che concede la facoltà di un referendum costruttivo, quindi non è vincolante, ma dando, forza cogente a quelle proposte. Cioè, è chiaro che ci troviamo di fronte a uno squilibrio, e allora anche chi dice che bisogna fare una riforma un po' più ampia e non soltanto di uno statuto comunale, se si vuole introdurre un istituto di democrazia diretta di questo genere, insomma, ha ragione. Io perché sono contrario a questo tipo di democrazia diretta, e mi sono anche attendato a personaggi sconosciuti, anche a dei pensatori e a delle dottrine che hanno fatto la storia del pensiero occidentale, poi possono piacere o meno, ma comunque c'è una base, c'è comunque una formazione, c'è una tradizione, non sono chiacchiere, sono opinabili, contestabili, possono essere superate, per carità, però per la formazione che ho avuto sinceramente amo queste dottrine e credo che comunque hanno consentito un progresso dell'umanità, perché credo che prima che queste dottrine, come dicevo, si affermassero, la gente stesse meno bene. Cosa che ci possiamo sempre migliorare, non c'è dubbio. Quindi una produzione normativa concorrente che però è priva di quelle garanzie fondamentali che invece ci assicura lo svolgimento in aula di un dibattito e quindi poi la produzione di diritto. Pensiamo soltanto alla funzione che ha un segretario comunale di garantire la legittimità in atto. Se si fa un referendum deliberativo, chi è che poi si assume la responsabilità di quell'atto? Chi se l'assume? I singoli elettori che non sappiamo come si sono espressi, hanno peso. Il Collegio dei Garanti, non credo mai che il Collegio dei Garanti si assumerà una responsabilità del genere, tanto più che un organo eletto, nominato da un consiglio comunale e che ha fatto un esame per poter essere abilitato a quella funzione. Quindi ci sono una serie di quindi anche per queste ragioni devo dire la proposta è debole. Allora, se si fa un discorso anche nazionale che riguarda la partecipazione dei cittadini, allora d'accordo, disponibili, d'altronde, come è stato anche detto, il mio partito, ma devo dire anche i partiti della maggioranza, perché conosco io, poi anche magari altri partiti, si sono prestati storicamente a favore dell'istituto referendario a livello nazionale, perché a livello nazionale sono svolte le grandi battaglie che hanno coinvolto la popolazione, però anche a livello locale. Quindi non c'è un pregiudizio nei confronti del referendum, tutt'altro, c'è il riconoscimento che questo ordinamento, così come è fatto, così come è strutturato, stabilisce delle proporzioni tra l'esercizio della democrazia attraverso la rappresentanza e l'esercizio della democrazia attraverso le fonti dirette. Senz'altro, come dice, secondo me, questo è qualcosa di relazione a vantaggio della democrazia rappresentativa, dopodiché se si vorranno fare delle proposte nella sede opportuna, che non è il Consiglio Comunale, ma il Parlamento, per introdurre un nuovo modo di concepire la copartecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini, beh, ci confronteremo in quella sede. Però per favore non si tacci il dibattito che c'è stato in quest'aula e gli interventi che hanno fatto i consiglieri di pressapochismo, di superficialità, o addirittura come è stato detto, adesso qua lo braccio a memoria depositario dello status quo, ma per favore, non è proprio questo. Sì, infatti, per le videoriprese era il primo davanti a tutti. No, io detto, non è dibattito, comunque i miei interventi sono sempre stati tarati cercando di rispettare quelli che sono i desideri con le norme vigenti. I desideri sono importanti, stimolano la fantasia, l'idealità è fondamentale, ispira la nostra azione, ma dobbiamo confrontarci con il reale, e come diceva lei, che però ci vuole la situazione, ciò che è reale è razionale. Non è un'invenzione quello che sto dicendo, bisogna assolutamente stare con i piedi per terra, si emenda, si modifica, si fanno passi avanti, ma non è certo la proposta più fantasiosa, magari affascinante a parole, che si afferma. Bisogna essere prudenti e soprattutto bisogna studiare. Grazie. Bravo. Consigliere, si dice un po' come in Canada, un po' come in Francia, un po' come in Baviera, un po' come li studiano lì. Grazie. Io rimango, intanto condivido gli interventi che ci sono stati da parte dei consiglieri che sono intervenuti per esprimere la posizione emersa a maggioranza nei lavori della Commissione, perché ritengo che siano, al di là del lavoro svolto egregiamente dalla Commissione, dal Presidente e Vicepresidente, che hanno permesso di discutere, di confrontarsi rispetto alla tematica. Detto questo, io penso che
l'espressione di democrazia o il valore della democrazia non è che ce l'ha qualcuno che altri no. La democrazia dovrebbe appartenere a tutti e la democrazia si appartiene a tutti è anche quella di capire quando è giusto fermarsi e quando un confronto fa capire che non è sostenibile quello che a tutti i costi si vorrebbe portare avanti. A me poco importa che mi si faccia notare che nelle altre zone è stato approvato, perché l'ho letto, perché so come è stata la discussione nelle altre zone e quindi non ho bisogno di qualcuno che me lo ricordi. Ognuno è libero di esprimersi e di votare come ritiene più opportuno. Non vuol dire che loro hanno ragione e noi torto. Io la dico così, si può anche sbagliare nelle altre zone. Anche qui. Non credo proprio. Per un semplice motivo che i punti, gli articoli cardini della proposta erano l'articolo 11 e l'articolo 12. Allora, se sull'articolo 11 e l'articolo 12, soprattutto sul 12, si è espresso parere negativo, voleva dire, e la dico alla Casapure, un po' più gentile, avremmo perso solo del tempo, del denaro pubblico, come qualche volta viene ricordato al Movimento 5 Stelle, se noi fossimo andati avanti in una discussione con altre commissioni. Perché finì tolto l'articolo 12, il 13 e il resto era inutile discuterli. Ma non perché non sono importanti o altro, perché l'articolo cardine che teneva in piedi la proposta era quello lì, punto. Non perché ci sono antipatici nel Movimento 5 Stelle o perché i cittadini che hanno proposto hanno avanzato la proposta, ma perché è così. Cioè, se io tolgo le fondamenta, di che cosa devo discutere, no? Altra questione. I 5 referendum che è stato detto, uno ha prodotto un risultato, ha prodotto l'area C con tutte le conseguenze negative che secondo me non sono, no? Però ha portato a che cosa? Un risultato che è stato approvato con la partecipazione democratica dei cittadini milanesi ai 5 referendum, poi uno o tutti o in parte sono stati attuati o meno, ma così è. Allora la democrazia c'è, non è che la democrazia non c'è. Altra cosa è dire che la democrazia è solo quando si toglie il quorum e quindi io posso decidere con i voti che possono servire per far passare un referendum che decido anche su quella che è la macchina amministrativa. Allora, se si vuole scardinare la macchina amministrativa, non ci siamo. Per quanto mi riguarda la comunista, non ci siamo. Perché la macchina amministrativa, io ho conosciuto, cioè più che conosciuto, ho sentito che è stata distrutta in altre maniere, come è stata distrutta anche la democrazia, e non vorrei che quel percorso porti ancora a quella distruzione di democrazia che c'è stata quando ci fu. Quindi sarei molto attento quando si parla di togliere il quorum e di togliere che tutti possono decidere quello che è, perché non può funzionare così. Ci sono delle regole che vanno rispettate. A furia di modificare le regole, prendo il tempo di fare ciò, a furia di modificare le regole, basta vedere dove stiamo arrivando con la modifica della Carta Costituzionale, la migliore Costituzione al mondo da quando è stata fatta. Quindi, attenzione, altra cosa in merito anche alla questione che è stata sollevata rispetto all'intervento che feci in commissione, vorrei far notare, l'ho detto lì e lo ripeto qua, vorrei far notare che nel regolamento al decentramento i cittadini della nostra zona, come in tutte le zone, non è che questa è diversa dalle altre, se vogliono indire un referendum devono raccogliere 500 firme.
500 firme non sono tante, no? Su una popolazione della zona di 170.000 abitanti, no? Allora, io ho fatto il ragionamento che se noi dobbiamo arrivare alla città metropolitana e quindi bisogna anche intervenire su determinate modifiche strutturali, non possiamo pensare che adesso cancelliamo tutto, colpo di spugna e mettiamo a posto. No, non funziona così. Sarebbe un passaggio molto negativo se facessimo quell'operazione. Altra questione. Se noi vogliamo, come è stato detto sul PGT, tutta una serie di cose, e anche questioni locali, è stato citato il mercato di Piazzale d'Agosto, beh, se si voleva, si poteva indire un referendum, dato dentro le 500 firme in zona, e poi si sarebbe sentito l'iter che avrebbe potuto portare sì o no al referendum, e lì ci saremmo contati e avremmo espresso la nostra posizione. Ma questo non viene fatto. Il fatto che, per fare cosa? Il fatto che quando vengono i cittadini non è colpa del quorum o dell'articolo 10, dell'articolo 57, dell'articolo 95. Il problema è che se i cittadini non vengono è perché ci sono sicuramente anche degli errori da parte di chi governa, di chi amministra la città in generale, maggioranza e opposizione, ci possono anche stare quegli errori, ma soprattutto è perché, non perché la gente qui non conta o non viene fatta contare qualora fosse presente, perché non è così, e siccome tutte le persone, tutti i cittadini del pianeta non sono tutti uguali con lo stesso stampino, ci sono anche persone che rispetto a un ingranaggio che si ferma o che rallenta sono anche coerenti nel criticare e nel chiedere che quell'ingranaggio riprenda a camminare come si deve. Altra cosa è voler fare le forzature. Con le forzature torniamo indietro di oltre 40 anni, 50 anni. Se qualcuno vuole questo, allora deve anche uscire allo sbaraglio, deve anche dire qual è l'obiettivo vero, che secondo me non è ancora stato espresso fino in fondo con questi articoli che si chiede di modificare, perché sono articoli fondamentali, non sono articoli così, e nel momento in cui ci sono delle regole, dei paletti che non sono altissimi, non sono altissimi, forse bisogna far sì che il cittadino torni a credere nelle istituzioni, torni a credere nella vita quotidiana delle istituzioni di cui lo circonda e si interessa un po' di più anche del problema, indipendentemente se c'è un partito o un movimento che sposta come vuole, perché non è così. Quando ci sono i movimenti che sono divadi, oggi c'è un'iniziativa, domani quel movimento muore, poi rinasce un altro tipo di movimento. La politica non è fatta solo di modificare articoli fondamentali o altro, è quello di portare la gente a contare perché è interessata alla vita politica, alla vita quotidiana. Non è che io voglio il cittadino solo perché cambio l'articolo, non è così che funziona. E allora bisogna partire dall'ABC del coinvolgimento dei cittadini e di portarli all'attenzione di perché. Poi si possono anche pensare di cambiare gli articoli o quello che è la struttura, ma se noi pensiamo di partire dalla Z per arrivare alla A e quindi appoggiamo il ragionamento, non andiamo da nessuna parte, indipendentemente che su alcune cose possiamo pensarla diversamente e su altre condividerla. Io l'ho detto e lo dico, raccogliamo le firme per migliorare le problematiche della nostra zona con un referendum, partiamo da lì, applichiamo quello che già c'è. Non andiamo a cambiare quello che è impossibile cambiare perché non è democratico, ma bensì antidemocratico e ci porta indietro di almeno 60 anni. Grazie. Consigliere Lazzetta già ha parlato. Sì, devo fare le proposte, devo annunciare gli emendamenti. Devo enunciare gli emendamenti. Non si possono emendamenti. Si può emendare. Osservazioni. No, allora,
Intanto, come già nell'intervento precedente, io chiederei che il Presidente allora, la prima richiesta sarebbe, visto le osservazioni fatte, di ritirare la delibera portata in Consiglio, visto che il lavoro è stato incompleto. Secondo, ci sarebbero delle inesattezze che ovviamente spero che il Presidente Medolago vorrà togliere. Quindi, oltre al, cioè, che non si dica in una delibera che ci sia, c'è stata la lettura degli articoli modificato, perché non è assolutamente vero, così come si corregga quell'orrore accertato anche dallo consolo quando si dice quorum ragionevole di firme. Ma sta proponendo quindi degli emendamenti? No, questo è un qualcosa che d'ufficio dovrebbe correggere il Presidente della Commissione. Lei sta intervenendo perché ha chiesto che gli emendamenti, motivo per cui gli ho dato la parola, visto che... No, questo mi serve per giustificare gli emendamenti che devo proporre. Devi pure scrivere. Sono già scritti. No, ma puoi andare a casa prima, taglia pure, nessuno sente la tua presenza. Consigliere la terza, proceda con la terza. Che poi, tutto, come dicevo nell'intervento precedente, è incentrata sulla normativa attuale, che non si capisce cosa c'entri con la proposta di iniziativa popolare, quindi correggere anche l'attività legislativa, non so se lo sta segnando. No, me lo fai leggere. Ok, è così come togliere il riferimento alla Costituzione dal momento che si tratta di un atto politico ma non di qualcosa che si appoggia alla Costituzione. Per cui la prima richiesta è quella di ritiro della delibera. La seconda è quella di intanto dire nella delibera che gli unici punti discussi e quindi rispetto a cui si dà parere sono gli articoli 11 e gli articoli 12, altrimenti si sta dicendo il falso. Per cui, quindi sul testo, oltre diciamo, a aggiungere la questione che sono stati trattati soltanto gli articoli 11 e 12, verrebbe così: cancellare, oltre quindi alla lettura degli articoli modificati, come già detto, non so se ha sotto mano la delibera, sarebbe il secondo capoverso dalla quarta parola. Poi sostituire dal capoverso 2, riga 2, dalle parole dal quale è emerso che lo statuto, fino a finire al capoverso 6, riga 4, che termina con giuridica. Questo verrebbe sostituito con: la Commissione ha analizzato e discusso in dettaglio gli articoli 11 e 12 e non ha trattato gli articoli 13, 14 e 15. Come considerazione generale ritiene che dovrebbe essere previsto un quorum relativamente alla validità della consultazione referendaria. Ed infine, altro emendamento, sostituire riga 2 capoverso 7 negativo con positivo. Allora, se presenta, scusi, se devo fare io la proposta la faccio, ovviamente non, siccome era una proposta non rispondo alle considerazioni di Tucci perché appunto non sono io il relatore. Consigliere, no, è già intervenuto? No, ma sono sull'ordine dei lavori, mi scusi, si emette una delibera, non una reazione. Cioè, la relazione conta fino a un certo punto, quello che conta è il dispositivo, a casa mia e a casa di tutti gli altri. Fai tardi, taglia pure, va che... No, condivido perché io più volte ho sollevato la questione che le relazioni dei presidenti di commissione non possono essere emendate, perché sono relazioni che vengono scritte, altra cosa è la delibera di altra natura. Ma le relazioni dei presidenti non possono essere emendate. Dopodiché a me piacerebbe anche prendere in visione quello che il consigliere la terza, capogruppo la terza, ha scritto, perché intanto non mi aspetto e non voglio da lui ovviamente le risposte, perché io ho parlato a tutti, ma è il presidente della commissione che se osserva nel mio ragionamento delle inesattezze potrà intervenire e correggere dove io potrei forse aver sbagliato, ma ripeto che
Grazie Presidente. Ma io volevo solo dire, correggere la mia volta, per cui chi segue la commissione di decentramento, che ha trattato argomenti a volte magari non stimolanti, sa benissimo che quando c'è da leggere una marea di articoli, io mi avvalgo delle capacità del mio vice. La stessa cosa è stata fatta con gli articoli 13, 14 e 15. Quindi si dire che non sono stati letti. No, non è vero, guarda, sembra la registrazione. Così viene la terza, mi sembra che io nei suoi confronti sono molto, molto. Vabbè, ma scusi, ma abbiamo la registrazione corretto. Delle due commissioni. Io mi ricordo benissimo che ho dato la parola al vicepresidente Rossi dicendogli appunto che lui, a seguito della sua capacità recitativa, li avrebbe letti in maniera corretta rispetto a me, che probabilmente avrebbe fatto addormentare gli astanti. E questo è quello. Ecco, quindi, dopodiché, per quanto riguarda le altre cose, sono già state dette in linea di massima da tutti i consiglieri. Quando è caduto l'articolo 12, è chiaro, la ruota sono caduti tutti gli altri. Io, come Presidente della Commissione del Centramento, se vi ricordate, io ho cercato di far parlare tutti. Io non ho cercato di imporre, diciamo, il mio parere e quello del mio vicepresidente. La decisione che è venuta fuori non è nient'altro che l'espressione della maggioranza dei partiti che erano presenti. E quindi, siccome la maggioranza dei presenti aveva espresso un parere negativo, a mia volta mi sono messo il parere negativo. Non è che io devo sentire il parere dei commissari, non posso, visto che la mia commissione non è una di quelle che ha portafoglio e quindi può decidere cosa. Deve sentire è partecipazione. E quindi deve sentire quello che dicono i consiglieri e poi portare avanti un discorso che nella maggior parte dei casi può coincidere con quello con quello che è il pensiero di Presidente. Ritiro la Presidenza della delibera, mi spiace ma non se ne parla neanche. Poi volevo concludere con, come si usa dire in certi casi, the last but not the least. È vero quello che simpaticamente ma apostrofato il consigliere Tagliabue della un'ipotetica denuncia. Però nonostante questo io la seconda commissione l'ho fatta lo stesso, come direbbe Prete Litrando, vero Marco? Ecco, lui è coordinatore, però in compenso è stato sostituito egregiamente dal consigliere Tucci. Ecco, quindi queste sono le mie conclusioni, grazie. Grazie Presidente Melorato, mettiamo in votazione. Consigliere Lattanza è già intervenuto per? Sull'ordine dei lavori. Stiamo mettendo in votazione gli emendamenti che sono stati presentati. Ah, volevo solo dire che appunto cioè, si sta emendando una relazione, visto che il Consiglio è sovrano non capisco cosa ci sia di strano a che una relazione di Presidente non si emenda. E poi, Presidente Melorato, assolutamente, ripeto e confermo, le legislazioni ci sono, gli articoli 13, 14 e 15 non sono stati letti. Se vi piace mentire, dire bugie, questa è la vostra democrazia. Mettiamo in votazione l'emendamento e la richiesta di ritiro. Mettiamo in votazione gli emendamenti e poi la richiesta di ritiro. Ma squadre! Stiamo spostando gli emendamenti. Tutti insieme. È un unico modo. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 2, contrari 29, assenti 0, respinto. Mettiamo in votazione la richiesta di ritiro. Quello lo decide il Presidente.
È evidente che la democrazia rappresentativa non funziona. Funzionano le larghe intese. Ci sono È vero, cazzo, funzionano le larghe intese. Facciamo la sfilata, la sfilata. Questa è la fine del problema. Alziamo la mano come il computer che si sta ribellando. Esatto, è vero, il computer che si ribella un po' la informazione. Cioè, abbiamo assistito a cosa, non è questo. 39 rossi e vengono per siete riusciti a far saltare tutto l'impianto di votazione. Boh, wow. Perché c'è troppo rosso. Sono le larghe intese queste. Anche i computer si mettono in mezzo. Non ti permetti, non ti eri cosa. C'è sotto. Ma non possiamo fare cose. Per la fase di votazione per il ritiro della proposta di delibera. Chiudiamo la votazione. 233 favorevoli 2 contro 31 assenti 0 respinto. Mettiamo in votazione la proposta di delibera. Adesso lo sono noi qui. Non è vendata. Ma in fase di votazione, chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 31, contrari 2, assenti 0, approvato. Passiamo al punto numero 5, mozione relativa al rispetto delle sale altezza 15, 322, 324, la parola al primo firmatario Andrea Pellegrini. Io dopo il bravo, signore Simi, può mettere un po' di termine fuori. Sì, no, ciao, grazie. La mozione è stata presentata durante la seduta in cui abbiamo approvato l'opera di presentazione primaria relativa all'accordo di programma relativo alla bicocca, in particolare all'area estesa. E vorrei ricordare che nel contesto che abbiamo terminato qui, che abbiamo provato, sono previste delle opere infrastrutturali che riguardano proprio precedentemente le intersezioni di via Alessandria, angolo di via Alessandro e via Alessandria, in particolare l'incrocio di via Alessandro, angolo di via Alessandro, è previsto la formazione di un nuovo incrocio con semaforizzazione, passaggi pedonali, eccetera. Mi pare anche, non mi ricordo perché certo l'abbiamo visto qui, non ho da riguardare, mi pare che c'era anche la posizione in mezzo di uno spavitato, se non vado errato, però comunque quello che sono sicuro è che il progetto che abbiamo qui approvato riguardava la mente di fattore di sicurezza. Dopodiché, da qui a dire che domani viene fatto il lavoro, evidentemente però mi sembra di aver capito, anche se dentro il dispositivo della mozione, cioè chiede di approntare con la massima urgenza un progetto di messa in sicurezza del tratto di strada segnalata, che è esattamente quello che abbiamo approvato 15 giorni fa, se non sbaglio, possiamo andare a controllare. Tutto sommato, probabilmente è stato la presentazione è stata fatta con questo la sera in cui condizionavamo del progetto, penso, e quindi chiedo di il ritiro per quanto riguarda l'approntare con massimo urgenza. Dopodiché si vuole fare una mozione, un'altra mozione in cui si chiede un successo, mi sollecito a farlo, va bene, cioè per carità, mettiamo tutti insieme a farlo, però in realtà l'amministrazione da parte sua
ha già dato un suo contributo. E la grazie. Grazie. Caro Presidente, solo per dire che l'appuntamento del Presidente Lucassini, se il proponente non ritirerà la deriva, che la mozione sulla testa, che in tutte le evidenze non sarà un disaccordo, visto che l'abbiamo approvata di recente con il Partito Democratico, se esterna. Non ci sono altri interventi, mettiamo quindi in votazione la mozione. Chiudiamo la votazione. 27, favorevoli 29, contrari 0, astenuti 18, approvato. Passiamo al punto successivo, mozione relativa alla convocazione della Commissione Ambiente, la realizzazione del seguito della vaccinazione iniziale, la parola al primatario Antonio Terza. Il bonus, io sto giocando a ottobre, sta giocando il bonus, c'è la pubblicità tutte le sere, grazie Presidente. Quindi l'oggetto di questa mozione è la convocazione di una commissione ambiente relativamente al torrente Seveso e le vasche di laminazione di Senaco. È breve, quindi do letture. Si chiede agli assessori Marana e Granelli se corrisponde al vero che l'amministrazione di Milano abbia deciso di stanziare un fondo per contribuire alla costruzione della vasca di laminazione del comune di Senago. Se ne chiede riferimento all'eventuale delibera e determina. Si chiede alla presidenza del Consiglio di Zona 9 e alla Commissione Ambiente di convocare una commissione invitando i tecnici del comune di Milano che hanno eseguito le valutazioni al riguardo per un confronto con la cittadinanza e i consiglieri di zona. A tal proposito volevo aggiungere un commento. La vasca di laminazione di Senago, che insomma con lo scolmatore che è quello segnato in rosso, in pratica è stato detto prima, avrebbe fermato negli ultimi 10 anni, cioè 3 delle esondazioni degli ultimi 10 anni avrebbero comunque allagato Milano. E anche in questo caso, chiudendo, nel senso, considerando quello che c'è a valle del canale scolmatore, negli ultimi 10 anni almeno una volta si sarebbe comunque allagata a Milano, per cui niente, era per appunto, dato che il Consiglio di Zona 9 è proprio in piena zona 6 e sono interessato all'allagamento, agli allagamenti, sarebbe opportuno che i tecnici del Comune di Milano venissero a spiegarci cosa stanno facendo. Grazie. Grazie. No, su questo argomento devo dire che condivido le preoccupazioni sia dei cittadini di Senago, ma non solo, perché è un problema che non può essere risolto in quella maniera con la costruzione di vasche a Senago solo perché poi il problema non si vuole affrontare qui a Milano e nei comuni che stanno dopo prendendo una maniera privata. Credo che una risposta è giusta e che è importante verificare se c'è stato o meno questo stanziamento, perché anche dovendo, se fosse così, avendo stanziato dei soldi per andare a creare un disagio, un danno ambientale, quello che sarà, quello che si potrebbe evidenziare in un altro comune, è un errore, perché non è così che si risolve. Però detto questo, sarebbe importante che qui sì c'è da fare una battaglia di rispetto e di anche di richiamo alla democrazia, perché credo che su una partita come questa, dove a Milano e soprattutto in questa zona
si è combattuto molto per risolvere il problema del Seveso e per le sue esondazioni che creano grossissimi problemi ai cittadini. Sarebbe stato opportuno ragionare con l'amministrazione e con gli assessorati di competenza il perché eventualmente di uno stanziamento di quel tipo, che cosa spingeva questa amministrazione a sostenere un progetto di costruzione delle vasche fuori dal comune di Miano. Poi ci possono essere delle motivazioni valide, allora si può anche capire e ragionare. Io credo che, penso, non ho la verità in tasca su questa soluzione, ma io credo che si sia voluto trovare la soluzione peggiore in un posto che è fuori, piuttosto che cercare soluzioni alternative all'interno della città. Con alcuni interventi che sono stati fatti negli anni, si può dire che le esondazioni nel quartiere di Prato, così quando ci sono forti, ma con alcuni accorgimenti e con alcuni interventi, diciamo che le esondazioni più forti arrivano verso Piazzale Istria, perché incontra un gomito dove c'è il ponte di Garofalo Test. Però credo che intanto andrebbero fatti anche interventi di pulizia e svuotamento del fiume Seveso, e poi bisognerebbe fare una politica dove la si finisca con la cementificazione, che è quello che poi crea i problemi, dove la natura, giustamente, la natura fa bene a riappropriarsi dei suoi spazi. Il problema è che poi lo fa creando problemi ai cittadini e quant'altro. Quindi credo che sia opportuno intervenire in maniera diversa, perché l'incolumità dei cittadini non può essere a vantaggio del profitto di chi vuole cementificare tutto e qualsiasi angolo, pur di togliere anche un po' di verde o altre cose che possono creare meglio, rendere più vivibile la città. Quindi io condivido questa mozione e voterò a favore della mozione, perché è una battaglia giusta che non solo qua a Milano, ma seguendo, avendo informazioni anche da parte di Senago, perché ci sono compagni di fondazione che stanno lavorando e stanno seguendo anche i lavori del comitato e quant'altro, e quindi sono informato, ritengo che la battaglia sia giusta per tutti i cittadini, non solo di Senago ma anche per Milano. Allora, premetto che la richiesta è più che legittima e che non ho nulla in contrario sulla cosa. Ci devo però precisare alcune cose. Intanto mi informo che sono in contatto con l'assessore all'ambiente di Senago, per cui un rapporto c'è, dico un contatto con quantomeno. È nuovo, è terminato recentemente, quindi anche lui ha tutto l'interesse di entrare in contatto con il Consiglio di Zona 9. Quello che vi perplime un po' è il fatto che noi come Consiglio di Zona contiamo un po' poco sulla decisione finale. Il nostro peso è relativo, la decisione deve comunque essere presa a livelli anche più alti del Comune di Milano, perché si parla della Regione sostanzialmente, quindi è forse utile portare il confronto a un livello sopra il nostro, pur pretendendo giustamente la partecipazione nostra. Quindi, in che si tratta di un'assemblea pubblica, ci permette al corrente informare, approfondire e sentire le varie proposte in gioco possibili, nulla da eccepire. Entrare nel merito del singolo progetto, della singola proposta
ampiamente solo a seguito del confronto e della conoscenza dettagliata del progetto, questo può avvenire solo in un successivo momento ovviamente rispetto al confronto e alla possibilità di entrare nel dettaglio quantomeno conoscitivo del progetto stesso o anche di una valutazione tecnica che non ci compete direttamente perché non abbiamo probabilmente le competenze necessarie, quindi sentendo anche relazioni esterne di personaggi che comunque non interessate direttamente alla proposta, perché porterebbero acqua al loro mulino ovviamente. Comunque nulla di contrario alla richiesta, per quanto si compete ovviamente consiglio la nomina, la richiesta fatta agli assessori è rivolta a loro, perché risulta a me è che un fondo è stato predisposto, accantonato, 30 milioni di euro, per spingere alla soluzione del problema, non sul progetto in quanto tale, anche perché non basta certo quella cifra a risolvere la questione. C'è un accantonamento di 3 milioni di euro perché il comune intendeva in quel modo sottolineare l'essere pronto a portare avanti la questione, che non rimanesse quindi solo a livello teorico, ma per spingere la regione in questo caso a trovare un punto fermo e far partire la relazione stessa, il confronto stesso sulle soluzioni, sulle possibili soluzioni. Sappiamo che esistono più proposte, l'assemblea pubblica può essere l'occasione per mettere quantomeno a conoscenza, portare la conoscenza della cittadinanza. Poi vediamo con l'assessore del Senato, stavamo valutando la possibilità eventualmente di coinvolgere magari il comune, cioè di portare anche la parte politica comunale nel confronto, sempre però con la nostra partecipazione, visto che siamo direttamente interessati alla soluzione più che tecnicamente alla proposta in quanto tale. Sì, grazie. Io ricordo che inizialmente c'erano dei consiglieri della maggioranza che partecipavano a degli incontri, a dei tavoli, quindi almeno forse 2 anni fa, non so. Poi non abbiamo più avuto aggiornamenti a riguardo. E mi chiedevo, vabbè, questo è solo un inciso così, se non stiamo più se i tavoli non vengono più fatti o se siamo noi che non stiamo più partecipando. Io credo che invece che come consiglio di zona dobbiamo avere il polso di quello che è questa problematica molto importante, sia perché vengono spesi dei soldi del bilancio di Milano, sia perché appunto riguarda un problema della zona 9. Noi abbiamo chiesto una commissione proprio per invitare i tecnici del Comune di Milano, ma sappiamo che c'è un comitato che ha fatto delle proposte, un comitato che ha studiato la problematica e ha partecipato a conferenze e a tavoli con la regione, credo con l'AIPO, quindi con tutte le istituzioni coinvolte. Sicuramente loro saranno presenti e faranno anche un confronto tra quello che è appunto la decisione di Milano di partecipare con un contributo, ma alla costruzione delle vasche proprio, direttamente a quel progetto lì, questo è quello che noi abbiamo capito, e questo comitato invece che ha proposto delle alternative, credo valide e meno costose, e che danno più sicurezza, sicuramente con un coinvolgimento di più comuni, non solo il comune di Senago, ma i comuni a monte di Senago che comunque sono sul serio. Quindi non so, per me è lo stesso, assemblea pubblica o commissione, l'importante è che ci siano i tecnici a cui si possono fare domande, con cui si possa fare un confronto. Grazie.
consigliere Ferrando. Grazie. Intervengo per dire che voterò a favore di questa mozione, anche se riesco un po' le richieste agli assessori con la richiesta di una commissione, non di una signora, una commissione perché appunto è un tema di grandissimo interesse e deve tenere informati continuamente appunto sia le istituzioni che i cittadini. Per cui voto a favore tenendo conto che io auspico che Fumue abbia veramente deliberato questi soldi, perché la creazione delle vasche è uno degli elementi che sono la soluzione. E dunque detto questo voterò a favore. Termino qua. Grazie. Grazie. Presidente Simi. Sì, grazie. No, io volevo semplicemente fare un paio di osservazioni. Una relativamente al fatto che appunto mi sembra che questo zona si è già mosso anche con la sanità pubblica, che ho fatto a Caganda un anno e mezzo fa con gli assessori e anche con mi sembra che allora era venuto il sindaco forse di Senato, che si è ancora forse c'è quello di Bresso se non sbaglio, per cui se è stato nominato il nuovo assessore, il nuovo assessore al Senato, possiamo fare un proficuo confronto, probabilmente converrebbe fare in modo che, per esempio, faccio un esempio, si facesse una commissione, magari in una sede come potrebbe essere la Cagrata, all'auditorium, in cui partecipano anche gli assessori, una che è un assessore, potrebbe essere il nostro, invitando chiaramente nostro. Il nostro dal comune di Milano, scusate, il nostro dal punto di vista geografico. Lo so, no. Scusa, io sono di Milano, per me è l'assessore di Milano. Se non sei scomodato, potrebbe essere l'assessore del comune di Roma. No, e chiaramente inviteremo invece l'assessore o sindaco, chi per esso, del comune di Senato. Però ci sono delle questioni che secondo me andrebbero un attimo, non dico approfondite, ma riguardate con attenzione. In quanto, ad esempio, il comune di Senago medesimo ha fatto uno studio in cui, di fatto, alla fine dello studio fa una proposta alternativa alla vasca di Senago, no? Che fondamentalmente è la rimessa in ordine dello scolmatore nord-ovest per farlo passare da, mi pare, 25 metri al secondo di portata a 50-55 metri al secondo di portata, e fondamentalmente la cosa più importante è che propone, invece di fare una vasca da 1 milione di metri cubi, propone di fare una o più vasche da 1,5 milioni di metri cubi. La differenza è che invece che farlo in comune di Senago vengono fatte in altri o in altro comune, no? Allora il problema è che chiaramente è un déjà vu questo, cioè non stiamo parlando di una cosa strana, parliamo di una cosa che accade abbastanza normalmente. Bisognerebbe capire se magari possiamo anche incontrare anche gli altri comuni che potrebbero essere interessati dalla alla o dalle vasche da 1,5 milioni, perché il problema, come al solito, è che se analizziamo approfonditamente la questione con un'ottica, diciamo così, uso il termine di teleobiettivo, quindi avvicinandoci molto al soggetto scopriamo quali sono i dettagli di quel progetto e quali sono gli aspetti positivi e soprattutto quelli negativi. Se ci allontaniamo dal punto di osservazione, usiamo un granangolare, no? E vediamo la panoramica dall'alto, probabilmente vediamo qualcosa di diverso. Allora, il problema esiste, perché io sono quelli che hanno riguarda lo sanno che esiste il problema. Probabilmente le vasche di laminazione sono una risposta parziale, per cui nessuno ha il coraggio, nessuno non c'è la ragione, a mettere in discussione il fatto che uno scolmatore non basta. Io mi rendo conto che è una cosa, non dico rivoluzionaria, ma un po', diciamo così. Ma guarda che c'è un progetto della regione. Sì,
Sì, ma è un'impresa accantonata. Vabbè. Lo so. Cioè, il vostro comune senale ha fatto pressione per non farlo. Ma l'impresa, il vostro non è nostro, io sono di Milano, ma è il mio comune di Milano. Ho capito. Ma non è un problema politico, è un problema di, come dicevo prima, è un problema di campanile. Lui non va neanche alla testa di certo. È un problema di campanile. Il problema è che l'acqua, siccome ha, diciamo così, una particolarità tecnica molto strana, nel senso che cerca sempre di trovare un posto dove andare. E chiaramente non abbiamo lo spazio per farlo andare perché parte deve esondare. Allora, le vasche sono una risposta parziale ovviamente. Perché? Perché uno bisogna farle molto grandi per essere sicuri che al momento giusto non arrivano l'acqua. Due, non fanno stare manutenzione delle vasche. Evidentemente, molto più facile, molto più costoso delle manutenzione di uno scolatore. Perché uno scolatore è un tipo che si pulisce da solo, ho finito, ho chiuso, ma magari è più semplice. Per cui quello che chiedo è, durante quando organizzeremo questo incontro, secondo me valutiamo l'opportunità di invitare anche gli altri comuni potenzialmente interessati, perché se no facciamo un dialogo con un scenario e poi risolviamo il problema perché lo mettiamo a. Lentate sul seguito al marito, sì, o la donna fare. E quindi si comincia da capo la prossima volta, insomma. Grazie. Capogruppo Meloni. Grazie. Sono delle due cose. La prima è che l'interesse è nell'avere un aggiornamento su quali sono le soluzioni che vengono prospettate in questo momento a livello di regione e quali sono le soluzioni. Mentre quanto detto da Simi, non sono d'accordo sulla questione dello scolmatore, perché creare uno scolmatore serve solamente a convogliare l'acqua in un altro posto dove si creano gli stessi problemi, diciamo, sì, devi portarlo fino a mare, quindi allora ci vogliono altro che 5 miliardi di euro per realizzare il canale. Io sono interessata a essere messa, a essere aggiornata su quello che sono quello che è risultato delle soluzioni. E per capire all'interno di queste soluzioni quali sono quelle che possono essere effettivamente realizzate tenendo conto dei costi e della loro efficacia. Grazie mille Presidente, sì, cerco di essere breve, quando si inizia così qualche cosa ovviamente la mosca. Innanzitutto ringrazio il Movimento 5 Stelle per aver portato il tema in aula, mi sembra comunque positivo. Il discorso, secondo me, rispetto a quello che diceva assolutamente il Presidente Simi, è delicato, penso che io ho avuto la fortuna, come partito anche ci stiamo occupando anche non al di fuori delle istituzioni, però insomma dove governiamo, dove abbiamo la responsabilità di coordinarci, perché effettivamente il problema è, diciamo, sia a nord di Milano nell'asse del fiume a nord, che anche, diciamo, dei comuni che sono un po' riottosi dell'asse sud, diciamo quelli esattamente quelli vicino al Ticino, fai vedere la telecamera alla cantina perché sennò gli amici da casa poi non la possono vedere. Facciamo un servizio completo. Sei stato tanto, a parte questo. Quindi il punto secondo me è questo. Sono d'accordo sul fatto che possiamo essere, come diceva il Presidente Motta, anche promotori, cioè nonostante la nostra esigua forza e le nostre esigue competenze, di un'assemblea più che pubblica. Io proporrei, scusate, un'assemblea per rimettere tutti gli attori al tavolo, perché spesso la cosa che ho notato, tra l'altro non l'ha detto, ma il tavolo non sono stati convocati, ragione, c'è un po' uno stallo da questo punto di vista per svariate ragioni, però bisogna mettere tutti i comuni, non solo quelli interessati dalle vasche di laminazione, che io posso essere d'accordo con il comune di Senago che essere ad oggi, diciamo, una soluzione un po' tranciata, ma anche i comuni legati al Parco del Ticino, che non permetterà mai il Parco del Ticino, il board, diciamo, di guida del Parco del Ticino, di ricevere acqua che non sia, se non cristallina, poco ci manca. Quindi
c'è un discorso di questo tipo, con l'attenzione che dobbiamo avere del fatto che scusate, due cose, anche il parco delle Groane, vabbè, ma scusate, dai, adesso chiudo, io da 2 minuti e mezzo, 40 secondi sto dicendo. Con due attenzioni, la prima è che ci sono alcuni comuni che hanno fatto ricorso al TAR sulle vasche di eliminazione, quindi si rischia una sospensiva rispetto a questo. E la seconda è che anche il parco delle Groane ha deliberato che non devono essere fatte vasche di recente, che non devono essere fatte vasche di eliminazione all'interno del proprio territorio. Poi nel caso ci fosse un commissario può passarci sopra tranquillamente questa decisione, però secondo me ci sono queste attenzioni. Quindi noi, diciamo, nel nostro piccolo possiamo fare un incontro istituzionale sull'assemblea pubblica, non potremmo dire niente di nuovo ai cittadini rispetto a quello che purtroppo gli abbiamo detto 1 anno e mezzo fa, che raccontarci fa. Cioè, per questo motivo noi ci, il gruppo del Partito Democratico, visto alcune perplessità, visto comunque l'interesse del fatto argomento, si astiamo. Consigliere Abbiati. Grazie Presidente. Cercherò di essere il più rapido possibile. Innanzitutto parlo per questo punto non nel mio gruppo, la commissione non si nega a nessuno, credo che questa commissione si possa sicuramente fare e credo possa andare nella direzione proposta anche dal capogruppo Indovino, mettendo a tavolo tutti gli attori, anche nella direzione del presidente Simi, che dice effettivamente se noi ci mettiamo d'accordo con Senago lo mettiamo su un altro comune che poi a sua volta farà le stesse scene di Senago. Perché poi è così, è il nimbismo allo stato puro questo, quando non si, un problema non ci tocca da vicino, tanto l'acqua esonda di guardia, il comune non gliene frega assolutamente niente, noi abbiamo un quartiere che va sott'acqua regolarmente, si va tutto bene. Sono felice di sentire che il PD sta cercando di trovare un accordo al suo interno, perché dare la colpa alla regione per lo stallo non mi sembra proprio il caso, visto che un progetto è stato presentato allo STER, anzi no, allo STER, scusate, in provincia a Milano, 2 anni fa, dall'assessore Belotti alla presenza del presidente Podestà, e la regione era pronta a partire, aveva già stanziato i soldi, erano 53 milioni di euro che non erano solo per i seri, erano per tutti i rischi idrogeologici connessi alla provincia di Milano. Se poi dopo il comune di Senago è caduto perché per altri motivi e adesso il comune ha deciso di stoppare tutto, la regione si adegua anche alle richieste che arrivano dal territorio, quindi non potete dire che la regione è in stallo. Si voleva andare avanti, certo che se dal territorio arriva un no così deciso come è quello del comune di Senago a guida del PD, io chiedo, visto che visto che avete detto che cercate di trovare una quadra al vostro interno, trovatela, poi dopo decidiamo in base a quello, però non potete scaricare la colpa su chi i soldi li aveva messi a bilancio ed erano pronti ad essere investiti per fare i lavori. Facciamo la commissione, li mettiamo al tavolo come fu fatto appunto in provincia di Milano qualche anno fa, relativamente a questa tematica, e cercare di trovare la soluzione al più presto, perché per ora c'è andata bene, sono 2 anni che Sevedo è tranquillo, potrebbe capitare un'altra volta di ritrovarsi nella situazione di 3 anni fa, quando la linea gialla si è trovata con un vagone per fortuna in stazione, con la merma che scendeva dalla mettiamo in votazione presenti 28, favore 15, contrari 0, sono 18, approvato. L'ultimo punto andrà discusso la prossima seduta di consiglio per mancanza del consigliere proponente e consigliere Ferrari, quindi all'ultimo punto del giorno, seduta chiusa. Mappa di Carnotte.